Via libera alla nuova legge regionale in materia di radiocomunicazioni. Il provvedimento è stato illustrato in aula dalla Presidente della Commissione Ambiente e Territorio e modifica la precedente normativa del 2011. Lo spazio che le regioni hanno è molto limitato, ha spiegato la Presidente, e si deve tenere conto della necessità di colmare il digital divide e assicurare la salvaguardia della salute e dell'ambiente. La nuova norma introduce degli obiettivi per assicurare un servizio migliore. Tra le finalità, le nuove disposizioni a sostegno dei comuni, che potranno individuare le zone preferibili e quelle non idonee all'installazione degli impianti. L'atto viene approvato con 19 voti a favore, 5 contrari e 8 di astensione. Per Italia Viva è una legge che va verso l'innovazione. Ai comuni viene chiesta una grande assunzione di responsabilità, la possibilità di definire nei propri territori zone idonee, zone sulle quali si possono installare o non installare delle antenne, si possono fare dei percorsi di partecipazione e di informazione, quindi sia allo sviluppo, sia ovviamente alla tecnologia, sia alle nuove tecnologie a servizio della complessità dell'innovazione tecnologica dentro un quadro di grande rispetto del paesaggio toscano e soprattutto della salute dei cittadini. Approvato a maggioranza un ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle, che si astiene. Due, dice la capogruppo, sono le tematiche. L'esigenza di rafforzare tutto quello che sono l'impiantistica e le necessità che vengono da avere una rete digitale efficiente anche nelle aree periferiche, cosa di cui la Regione parla da anni ma che ancora non è riuscita a fare. Abbiamo una copertura aree grigie che ancora non sono coperte, e nello stesso tempo tutelare l'ambiente da un eccesso di onde elettromagnetiche. Per fare questo serve un monitoraggio. Questa legge potrebbe andare in quella direzione, cioè riuscire a fare un monitoraggio di quello che è l'inquinamento ambientale e capire anche quindi dove si possa fare nuovi impianti, nuove antenne, ripetitori, senza però danneggiare eccessivamente l'ambiente e soprattutto calcolare quali sono i danni, anche i possibili danni per la salute umana. Questo è un altro aspetto fondamentale, però senza dare dei soldi a questa proposta di legge non si saprà né come fare il monitoraggio, e soprattutto ancora oggi mancano soldi per fare queste reti di telecomunicazioni e avere la banda larga, la fibra, soprattutto per le imprese e per le aziende pubbliche, le amministrazioni e quant'altro. Respinti invece gli emendamenti della Lega, che vota contro. In quanto riteniamo che non ci sia stata sufficiente attenzione verso quello che sono le prerogative dei comuni, perché i comuni sono i punti di riferimento centrali. C'è un tentativo di accentrare il potere dell'organizzazione e della messa insieme di quelli che sono le nuove normative che riguardano le antenne, che rischiano di non permettere ai comuni quell'azione di equilibratura, di confronto fra le esigenze pubbliche, penso alla salute, penso ovviamente anche alla necessità che la comunicazione sia facilitata attraverso questi strumenti nelle zone periferiche, con quelli che sono gli altrettanto legittimi interessi dei gestori. Riteniamo che la normativa, per come è stata modificata, potrebbe ampliare queste problematiche invece che risolverle. Si astiene Fratelli d'Italia. È una norma in chiaroscuro, perché al di là di alcune semplificazioni elimina però dall'obbligo di accatastare nel catasto pubblico degli impianti i microimpianti, che sono quelli in realtà che stanno riempiendo le nostre città. Basti pensare che attraverso le audizioni di ANCI ed ARPAT abbiamo saputo che in Italia saranno installate nei prossimi anni oltre 100.000 antenne, e in Toscana non meno di 7.000, il che vuol dire evidentemente che aumenterà il livello di inquinamento elettromagnetico, che dovrà essere tenuto sotto controllo secondo il principio di prudenza che vige a livello europeo. C'è il tema dei controlli, aggiunge Capecchi. Che i microimpianti non sono così impattanti, ma che non ha il personale sufficiente per svolgere già oggi quei controlli che servono a verificare cosa dicono e dichiarano i gestori quando installano le antenne. Cioè, la potenza delle singole antenne viene autodichiarata dai gestori, ma naturalmente è opportuno, come richiedono anche gli enti locali, che ci siano adeguati controlli. Per il gruppo misto il nodo è quello dello squilibrio esistente. Ci sono le aree interne che rimangono sicuramente penalizzate. Qualsiasi azienda, ovviamente etimologicamente vuol dire fare profitti, e quindi è meno interessata a poter perseguire
la copertura di tutto il territorio, ma come politica, come pubblico, noi dobbiamo fare in modo che questo succeda. Del tema parla anche l'assessore regionale Stefano Cioffo, che si è complimentato per il lavoro svolto dalla Commissione. Nel settore c'è ampia libertà, aggiunge, ma deve essere entro certe regole, dove l'interesse primario è quello dei cittadini. In questo senso abbiamo anche introdotto una norma discussa, devo dire, da parte di alcune associazioni, sulla possibilità di limitare o revocare l'assegnazione di una banda, qualora questo spazio nel quale il gestore si sia, sia risultato destinatario, che se quello spazio non viene utilizzato. Vogliamo evitare che ci sia un percorso di aggiottaggio ad escludere gli altri gestori, ad utilizzare o sottoutilizzare gli spazi di banda messi a disposizione, e privando gli altri gestori di poter operare in quel mercato. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la legge di modifica alle norme in materia di governo del territorio, 21 voti favorevoli, PD e Italia Viva, 11 astenuti, Fratelli d'Italia e Lega, 2 contrari, Movimento 5 Stelle. Duplice obiettivo, ha spiegato la Presidente della Commissione Territorio e Ambiente, Lucia De Robertis, nell'illustrare l'atto: snellire il procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, che si determina attraverso l'esclusione dalla conferenza di copianificazione dei piani strutturali. Dall'altro lato, adeguamento della normativa alle modifiche introdotte dal legislatore nazionale al testo unico sull'edilizia. La legge Marson è una legge che mira a salvaguardare il territorio, che mira a ridurre il consumo di suolo, e quindi è una legge opportuna. Che la si adegui frequentemente è un segno di aggiornarla, di semplificare le procedure, di snellire la vita dei comuni e di adeguarsi a un contesto mutato. Con l'intervento di oggi noi facciamo due cose sostanzialmente: alleggeriamo la procedura per la formazione dei piani strutturali dei comuni e adeguiamo le norme che provengono dal testo unico dell'edilizia, favorendo la ricostruzione, favorendo la ristrutturazione e il recupero dei fabbricati. Come Commissione siamo intervenuti anche per accentuare le semplificazioni nel tema, per esempio, del recupero delle acque, favorendo l'insediamento di cisterne anche nell'attività agricola amatoriale senza titolo edilizio. Abbiamo semplificato anche per i nostri agricoltori la permanenza e la costruzione delle serre, che sono tanto necessarie per l'attività agricola da parte dei nostri vivaisti e dei nostri agricoltori. Quindi un intervento che mira alla semplificazione e che, lasciando fermi i principi della legge, di cui abbiamo ovviamente bisogno. Questa legge che semplifica l'urbanistica nei comuni toscani, che limita l'attività della copianificazione, che velocizza le opere pubbliche, ma che soprattutto crea sviluppo. Questa era la nostra battaglia politica, era un impegno politico assunto nel 2020, quando ci siamo candidati in coalizione a sostegno del Presidente Giani. Oggi che arriva questa legge l'abbiamo voluta votare con convinzione e anche soddisfazione di dimostrare quanto questa coalizione poi, nel merito delle questioni, sia compatta e nello stesso tempo quanto sia determinante il lavoro e il ruolo che svolge Italia Viva nella maggioranza. Nessuna reale semplificazione, dice il centrodestra, di una legge nata a suo tempo già sbagliata. Hanno portato alcune semplificazioni, togliendo cioè la conferenza di copianificazione per alcune ipotesi, cioè quella conferenza che mette allo stesso tavolo i comuni e la regione per trovare una quadratura dello sviluppo del territorio, ma si sono dimenticati, come noi avevamo suggerito e ci hanno bocciato gli emendamenti in commissione, di semplificare anche i termini per la pianificazione, perché i comuni, che hanno sempre maggiori difficoltà di personale e di risorse ad acquisire anche necessarie ad acquisire consulenze esterne, spesso e volentieri vanno oltre i termini molto stretti dei 3 anni per fare il piano strutturale e il piano operativo, perché in Toscana, a differenza che in altre regioni, si è voluto mantenere la doppia pianificazione, e questo comporta grandi e gravosi procedimenti che mettono a repentaglio lo sviluppo del territorio e attraverso il regime cosiddetto di salvaguardia, quando si superano i 3 anni, provoca
provocano il blocco dell'attività edilizia, con un doppio danno, cioè i comuni non incassano gli oneri di urbanizzazione e le opere pubbliche che sono connesse a tanti piani attuativi, e i cittadini e le imprese non lavorano e non costruiscono quello di cui hanno bisogno. Siamo alla 92esima modifica della legge sull'urbanistica regionale in 10 anni, sono circa 10 modifiche l'anno, circa uno il mese, e si continua a non capire che questa legge andrebbe buttata nel cestino e rifatta. Ma in realtà chi contesta la legge Marzon del 2014, e magari era proprio in consiglio e magari era anche presidente della Commissione Territorio e Ambiente, oggi evidentemente ha una visione diversa, ma governava il PD allora come governa il PD oggi. Noi sulle semplificazioni di questa legge ci siamo sempre astenuti, crediamo, e anche questa volta l'abbiamo fatto, crediamo che una semplificazione serva, ma una semplificazione vera, e non queste continue modifiche che poi creano molto disagio soprattutto all'interno degli uffici tecnici dei comuni e dei nostri amministratori, che magari poi si trovano a dover fronteggiare innumerevoli controversie con altri enti e anche con privati. Quindi sono le varie emozioni, gli stati d'animo del momento. Infatti è una mostra irregolare, apparentemente irregolare, però tra le marine, le barchette con la vela rossa, tra le forme espresse anche con gli schizzi sulle tele a gessetto o attraverso la materia plastica, quindi la scultura, i bronzi, i gessi, c'è sempre il mio segno, c'è sempre, diciamo, la mia firma. 34 opere tra sculture, dipinti e grafiche nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi del Consiglio regionale fino al 29 marzo, i lavori di Davide Brogi, artista nato a Ponzacco in provincia di Pisa, che opera dal 1984. Ovvero sia la ricerca irregolare, nel senso che David Brogi è un artista che parte dalla composizione tradizionale della scultura per arrivare poi a delle definizioni di scomposizione assoluta che rasentano la metafisica, il surrealismo, quindi va a creare un qualche cosa di inedito, e l'inedito è uno degli elementi fondamentali nell'arte che deve sempre un pochino, non dico disorientarci, ma quantomeno farci riflettere con delle soluzioni inattese. E la sua, diciamo, il suo studio e tutto quello che è la sua arte sono non altro che il risultato di un impulso creativo che deve essere raccolto nell'immediato, mentre per quanto riguarda le sculture, tutte le sculture invece richiedono una meditazione, uno studio approfondito, una ricerca, e difatti partiamo poi dai bozzetti per arrivare alla realizzazione della scultura finita. Questo consente a Brogi sia di coltivare la meditazione e l'amore nei confronti dell'arte come una sorta di rapporto medianico tra l'opera creata e se stesso, dunque un ponte tra la sua intimità e quello che poi viene rappresentato, mentre nell'istintualità del momento, per raccogliere quel ricordo e che non svanisca, come quando ci si sveglia dai sogni, no? Che devi, ti dici, io me lo devo scrivere perché sennò quel sogno lì non me lo ricordo più. Allora invece lì è la rappresentazione pittorica. All'inaugurazione dell'esposizione anche il presidente del Consiglio, Antonio Mazzeo. Conosco David da anni, conosco quanto sappia prendersi cura degli altri. Lo ha fatto nelle istituzioni, lo fa attraverso le sue splendide opere d'arte. Non appena entri in questa mostra riesci a entrare in contatto, a farti emozionare dai lavori di David. È la storia di un impegno che va avanti da molti anni, l'amore per il proprio territorio, il bisogno e l'attenzione di guardare sempre più fragili, a chi soffre. Questa è un'opera piena di messaggi potenti e anche di tanta speranza.